Benvenuti da Telaltoboot. Venerdì 1 dicembre 2017 Telaltoboot era presente a Roma nel Salone d'Onore del CONI alla presentazione della prima mondiale di Legends Live on Manuela di Centa, il primo di una serie di documentari dedicati alle leggende azzurre, realizzato da Olympic Channel, il canale olimpico del CIO. Augurandovi una buona visione, non mi resta che lasciarvi alle riprese di Battista Muser. Un piccolo estratto
che si titola Legends di Monti, le leggende vivono ancora e sono con noi. E per l'Italia il canale olimpico e CIO hanno individuato in Manuela Di Centa, la leggenda che vive ancora e ha avuto anche tantissime attività dopo aver gareggiato e vinto ad altissimi livelli. Di questo ne parlerà oggi il presidente del CONI Giovanni Malagò, ovviamente la protagonista Manuela Di Centa, che tra l'altro è anche il membro onorario del CIO, e Federico Demoniana, capo dei programmi della programmazione dell'Olympic Channel, incidentalmente e anche italiano. Darei subito la parola al presidente del CONI per un saluto di benvenuto introduttivo prima di entrare nel dettaglio dell'evento. Buongiorno a tutti. Allora, quando Manuela qualche settimana fa mi ha detto: Giovanni, sarei felice di presentare questa iniziativa che poi riguarda ovviamente anche la mia storia, la mia carriera da atleta, che parte oggettivamente da un'idea bellissima del CIO. Siamo orgogliosi che sia Manuela ad aprire questo nuovo filone, questo nuovo contesto che apre l'opportunità di conoscere più da vicino, più da vivo, persone che hanno reso così importante lo sport italiano. Non voglio adesso svelare le altre protagoniste, però insomma, mi risulta che a breve ci sarà anche qualcosa che riguarderà Josefa, che riguarderà Manuela, che riguarderà Tania, così tante altre. Però Manuela è sempre stata per molte cose la prima della classe. Adesso si conta chi è arrivato a 7 Olimpiadi e chi è arrivato a 8 Olimpiadi consecutive. Manuela è stata la prima donna che ne ha fatte 5 di seguito. Manuela c'è un percorso prima, durante e dopo la sua carriera che l'ha accompagnata anche nei dei ruoli sia nel Comitato Olimpico che nel CIO, molto importanti. E quindi quando, ricordo benissimo, lei mi chiese appunto di prendere questo caffè, ho pensato che non poteva che essere questo posto, questo luogo a presentare questo progetto, perché poi questa è casa sua, che poi questa è la casa del CIO, non è la casa solo del CONI, perché noi siamo orgogliosi di essere, diciamo, l'ambasciata del CIO in questo paese. Quando mi capita di andare a Losanna, soprattutto quando mi capita di stare nelle sessioni del Comitato Olimpico Internazionale, ovviamente un abbraccio che non può che essere nei confronti di Franco Carraro, come il nostro decano, vedo io ovviamente altrettanto, anche se è arrivato qualche decennio dopo, mi sto rendendo conto sempre di più che il CIO ha destinato, e sono contento che c'è qui Federico a testimoniarlo, ha destinato sempre di più impegno, energie e risorse anche economiche per supportare questo progetto del cambio olimpico. Io sono abituato a parlare con molta chiarezza, anche se serve sono diplomatico. Insomma, qualche diffidenza all'inizio probabilmente c'era anche. Che cosa si sono messi in testa, cosa vogliono fare, magari c'è concorrenza con le generaliste o con le BTV, oppure vogliono fare qualche cosa che va in contrapposizione con chi magari acquisisce i diritti, forse può precludere qualche opportunità, l'abbiamo visto anche in qualche filmato, per cominciare da Franco Nones, ti ricordi di Danilo, quando mi chiese se potevo perorare la causa anche per pochi secondi di quello che fu la sua vittoria a Grenoble, di avere l'opportunità di proiettarlo su un film che poi ha raccontato la sua storia, la sua vita. Invece penso che ci ha fatto bene, perché sicuramente deve valorizzare al meglio quello che è, diciamo, la storia, una storia
che sempre di più è legata a qualche cosa che è di speciale, soprattutto in questo mondo, in questo contesto storico, che si fa sempre più difficoltà a trovare dei valori. Io credo che comunque le sue complessità, le sue criticità, quindi per i figli che conosciamo, il CIO e soprattutto le Olimpiadi sono le poche cose sicure, certe, belle, importanti che ci sono nella vita, non solo degli sportivi. Per cui Emanuela, grazie, siamo felici, grazie al Comitato Olimpico Internazionale, grazie alla famiglia dello sport che è qui rappresentata a tutti i livelli. Vedo le persone che non solo sono amiche di Emanuela, ma insomma che fanno parte del nostro mondo, c'è veramente tutto, presidente Scutieri, presidente di federazione, vicepresidente Franco Pimenti, segretario, capo della persona Olimpico, segretario con i servizi, la famiglia di Emanuela, presidente Ascani, Don Albertini, credito sportivo con Paolo, professore Pigozzi. Siamo, diciamo, felicemente coabitanti in questo meraviglioso palazzo su cui stiamo portando avanti un bel progetto che spero nel più breve tempo possibile possa dare le risposte alle istanze dei nostri mondi anche in termini di spazio. Sapete che riguarda le palazzine della CIVIS. Vedo gli atleti, vedo il rappresentante del Consiglio Nazionale. La tua casa, la casa del CIO, non vedo l'ora di poterne fare tante altre. Oggi è una giornata veramente importante, poi l'abbraccio più di tutti a Gianni Letta, perché trova sempre il tempo, ma non so come fanno fino ormai a studirmi, per ricordare quanto ci vuole bene, quanto ci è stato vicino e soprattutto in questo momento saremo sempre riconoscenti. Grazie. Grazie Presidente, sentiamo anche in primo filo la senatrice Fasioli, in rappresentanza anche della governatrice del Friuli Venezia Giulia, Deborah Sedacchiani, e diamo la parola a Federico De Moiana, capo dei programmi dell'Olimpicia. Sì, accendiamo che funziona, vai. Funziona? Funziona? Sì. Sto seduto, non posso stare più con il Presidente. Per questa ringrazio tantissimo per l'ospitalità che ci ha dato, ringrazio anche Danilo per tutto l'aiuto che ci ha dato, non solo per questa sera ma per tanti altri episodi, per tanti altri documentari che stiamo sviluppando con atleti italiani. Io credo che, posso dare tu, hai toccato un punto fondamentale, che è questa diffidenza che c'era sull'Olympic Channel all'inizio. Io voglio intanto rassicurare tutti che noi non siamo competitivi con nessuno, quello che noi cerchiamo di fare è, il nostro motto è 17 giorni non sono sufficienti. Le Olimpiadi accendono un fuoco d'attenzione mondiale su tutti gli sport, su tutti gli atleti. Ma che cosa succede? Che cosa succede in 4 anni che separano da un'edizione all'altra? Chi racconta le storie di sacrificio, di allenamento, di passione di tutti questi atleti? Chi segue i giovani atleti? Chi ispira i giovani atleti a dare di più, a fare meglio, a vivere per lo sport? E che cosa facciamo per veicolare, continuamente veicolare, quei principi e valori bellissimi che la carta del CIO rappresenta? L'Olimpiciano è fondamentalmente questo, è la luce che rimane accesa, la fiamma che rimane accesa durante la valle che separa le varie edizioni dei giochi olimpici, e quindi cerchiamo di raccontare tutte le storie che lo sport, che è una fonte assolutamente inesauribile di emozioni, ci propone. E quindi cerchiamo di raccontare lo sport, raccontare gli atleti. Il nostro obiettivo è anche quello di aprire le porte a tanti giovani che oggi vediamo che si stanno un pochino dimenticando di questi valori, e quindi il nostro obiettivo è anche quello di educare attraverso gli atleti, attraverso le storie degli atleti, attraverso l'esempio. Tutto che Emanuela, lo vedremo qua nel filmato, parla di che la vera leadership, il vero insegnamento lo si trasmette attraverso l'esempio. In poche parole, quello che noi cerchiamo di fare è
creare una piattaforma dove tutti i giorni i giovani atleti, le giovani persone possano venire esposti a questi bellissimi principi che sono i principi del movimento olimpico attraverso le storie di sport, attraverso le storie degli atleti. Grazie. Sarebbe divertente, Brancinello, Andrea che sono arrivati, invece i gruppi sportivi militari, sarebbe divertente sapere se magari qualche tuo collega, come vedo tanti in sala, insomma, della Rai, di Sky, eccetera, magari riescono a venire a lavorare lì al canale Olimpio. Posso garantire che gli studi Giovanni, che dici? Che gli studi sono molto molto moderni e entusiasmanti. E gli stipendi rispetto a... Non mi sono mai occupato. Siamo molto... siamo volontariati. Però c'è una bellissima struttura, molto efficace e efficiente. Su questo punto di vista io voglio anche dire che siamo tutti invitati, così come questa, l'ambasciata del Comitato Olimpico d'Italia è una casa aperta, anche a Madrid, dove siamo basati, è una casa aperta, e prego veramente di venire e di contattarci per qualunque storia, idea, critica voi vogliate. Questo è un prodotto di tutto il movimento olimpico, non solo racchiuso agli sport olimpici, ma a tutti gli sport. Il presidente Bacchio proprio ha visto questo progetto come una piattaforma per aprire anche le federazioni riconosciute a tutto lo sport a 360 gradi. Siete assolutamente invitati. Infatti, Federico non lo sa, ma in platea sono stati invitati anche tutti i responsabili degli uffici stampa delle federazioni sportive nazionali, che possono attivare un contatto e quindi automaticamente avere una possibilità di accedere a quelle che sono le necessità, le curiosità, le performance attraverso il canale. Manuele, abbiamo ancora prima di qualche chiacchiera con te, prima di vedere quello che tutti quanti si aspettano. Grazie Danilo, e parto da te per dirti grazie per questo lavoro che nella nostra casa sei riuscito veramente a dare una grande mano perché potesse realizzarsi oggi. E grazie Giovanni, grazie al presidente del CONI, perché parlo da campionessa olimpica, parlo in questo momento come atleta che si riconosce, si è sempre riconosciuta pur avendo gareggiato, perché le montagne, la neve sono molto lontane da Roma, ma Palazzo H, il CONI è la nostra casa, è dove tutti noi ci sentiamo forti, ci sentiamo riconosciuti e ci sentiamo a casa. Quindi quando veniamo qui, anche in veste, in varie vesti, ma è come oggi, il grazie è ancora più grande, perché viene dopo tanto tempo, viene anche nel momento dove permettimi, allargo il ringraziamento, ma sento che lo devo fare, alle persone che sono qui oggi, che vengono anche da lontano, in particolare la mia famiglia, mio padre, Andrea, mio fratello, e c'è un tecnico speciale, Oriconi, ci sono dei professori speciali che mi hanno insegnato allora, e alcuni come la professoressa Marzovina, il professor Maietta, il professor Bardini mi insegnano ancora adesso, e ci sono in un percorso di viaggio anche persone che, con cui ho lavorato in un certo senso e fanno parte della televisione. Infatti sorridevo quando qualcuno potrebbe venire a lavorare, perché posso dimenticare Ivana Vaccari quando ha ricordato nel 91 le prime vittorie delle donne ai campionati del mondo. E per tornare a una cosa ancora più lontana, per esempio c'è Giovanni Bruno, l'hai nominato, parliamo di Sky, ma io voglio ricordare Tele Capodistria, perché fu quello uno dei momenti di ispirazione pazzesca, e questa è la storia. La storia che poi si intreccia, è bello, credo, di essere qui oggi con voi e tutti insieme a pensare sia a ciò che c'è stato, ma a ciò che, attraverso ciò che abbiamo fatto, possiamo continuare a costruire e a lavorare per il futuro degli altri giovani e delle altre persone che vengono dopo di noi. E
un grazie, lo voglio dire, anche per un percorso particolare ai corpi sportivi militari. Giovanni, tu lo sai, sono stata anch'io una militare nell'appena scomparso gruppo dei forestali, però ora sono carabinieri e io, e grazie, come dire, non so se un merito, un pensino, qui rappresentata dal generale Coppola. Qui rappresentata dal vicecomandante Coppola, grazie, e da Cuneo, il centro sportivo, perché poi in famiglia siamo un gruppo di militari carabinieri abbastanza allargato e questo è bello. Pezzi di passato che però io mi sento di dire sono, hanno fatto parte del passato, ma sono stati costruttivi per quello che è un futuro, per quello che è la vita di un atleta, ma soprattutto di una persona. Grazie. Io sono partito con un mancare rispetto degli amici del Guardia di Finanza dell'Alessandro Aeronautica, però onestamente, visto che stavi in foresta, non perché c'è il mio amico generale Coppola o il mio davanti, non si può dare un'inizione di abitare di male, questo mi sento di grosso. È quella dimostrazione che sei ben voluta, insomma ci tengono persino oggi il presidente De Lise è venuto qui in omaggiarti. E poi sai come presente sul giorno, no, altra cosa importante, c'è un mio amico di infanzia che onestamente è come il mercante fiera, è la carpa rara che esce poco, che è Alfio Mattini, che lo vedo, insomma ti voglio dire che insomma vuol dire che sei molto trasversale. Allora, mi hanno detto di non parlare molto, quindi io mi riservavo. Vediamo il video, dove è stato magari la mano luci. Il video, vediamo che cosa esce. Il risultato che ha fatto Manuela a Lillehammer, qualcosa di strepitoso, forse di irripetibile. E se non avessi anche creduto, fin dalla mia infanzia, che le ragazze come me, che amavano fare lo sci di fondo, di così grande nello sport, io non ci sarei riuscita. Beh, Manuela, soprattutto dopo Lillehammer, ha lasciato un segno indelebile come atleta, ma come persona vicino allo sport. Vicenta oggi per la nostra nazione, per l'Italia, per il mondo sportivo, rappresenta un mito. Il risultato che ha fatto Manuela a Lillehammer, qualcosa di strepitoso, forse di irripetibile. Proviamo solo a pensare di poter fare senza sbagliare 5 gare e di portare a casa 5 medaglie con quei 2 ori, è veramente qualcosa di incredibile. È riuscita una cosa che ha fatto proprio da bambino, ha cominciato. I suoi giochi erano, per esempio, correre, fare le gare, arrampicarsi sugli alberi, fare ginnastica, muoversi. Non giocava mai con le bambole, mai. Manuela Di Centa, oggi per la nostra nazione, per l'Italia, per il mondo sportivo, rappresenta un mito. È un qualcosa in qualche modo d'esempio, traguardi non soltanto in ambito sportivo, ma anche in ambito istituzionale. Beh, i miei primi sci a 4 anni erano fantastici, perché erano degli sci preparati da mio padre, da babbo, come lo chiamo io, ed erano fatti praticamente in modo artigianale, però erano bellissimi perché erano rossi.
ho realizzato di avere un grande talento quando mi sono sentita innamorata di ciò che volevo fare. E io credo che realizzare di avere un talento vuol dire riconoscere quello che veramente ti piace. Papà, sin da quando noi eravamo piccolini, ci faceva sciare. Per noi è come bere l'acqua ogni giorno, è naturalissimo. Noi in famiglia, tutti noi, quando nevica si va a sciare. E quindi è cresciuto con noi, dentro di noi, è parte di noi. Qui siamo a Paluzza, siamo nel nostro regno. Questa è casa mia, mentre questa è la casa dei miei genitori, praticamente la casa dove siamo nati, ed è una casa che mio padre ha voluto costruire a nord proprio perché la neve si mantiene più a lungo durante l'inverno. Mentre quella è la casa di mio fratello, appena costruita da un paio d'anni, e questa invece è la casa della zia. Mio papà era una figura, diciamo, fondamentale per me e per la mia famiglia, perché essendo maestro di sci di fondo ci ha portato lui la mentalità e il modo di sacrificarsi per ottenere risultati nello sport. Nella sua semplice maniera, uomo semplice, ci ha fatto capire veramente cosa serviva per arrivare in alto. Manuela era una ragazza convinta di quello che faceva, perché ha fatto anche gare a piedi, non solo quegli sci. Fisicamente era forte. Per esempio, se era di andare a Legna, veniva lei che non Andrea, che è il più vecchio. Era meglio lei che non l'altro. Visto le Olimpiadi di Innsbruck e lì ho visto queste russe che sciavano, allora un giorno ho detto: papà, guarda come sciano le russe in discesa, facevano le curve a spazzaneve, io voglio andare più veloce di loro nelle curve, perché non voglio fare spazzaneve. Ci sono stati tanti momenti di ispirazione quando ero bambina, soprattutto. La mia prima Olimpiade, Sarajevo 1984. È un'Olimpiade dove, anche se sono arrivata con un problema purtroppo ad un piede, quindi insomma non potevo spingere bene. È stata un'Olimpiade di grande esperienza, perché lì intanto per la prima volta ho visto e conosciuto le grandi atlete. Ricordo in particolare Maria Lisa Kirvesniemi, lei vinse la gara a Sarajevo e io fui passata in pista da lei, e mentre lei mi passava io dicevo: verrà un giorno che sarò io a passare te. Poi della prima Olimpiade, credo, se non ricordo male, fosse Sarajevo, ma un'Olimpiade solo per fare esperienza, insomma, no? Questa è stata la... e poi questa tenace forza di esserci, perché come al solito c'è sempre qualcuno che rema contro, insomma, il fatto lei che poi abbia potuto partecipare a questa prima Olimpiadi è stato un primo punto di riferimento per poi fare il resto. Calgary 1988, beh, siamo andati in Canada, era una nuova Olimpiade. E mi ero preparata anche molto meglio, ma la sfortuna a volte bussa al momento meno opportuno. E quindi poco prima dell'Olimpiade ho preso la bronchite. E quindi le mie speranze di poter gareggiare nel giusto modo si sono affievolite piano piano. Però ho potuto partecipare all'ultima gara, che era la 20 km a tecnica libera. And a great battle here. Between number 10,
dalla Soma Emanuele Decentia. Infatti io non ero per niente preparata su questa tecnica, però essendo l'unica gara dove mi sentivo un pochino più in forze, ho pensato di voler partecipare. E in questa gara sono arrivata sesta. Beh, per me arrivare sesta all'Olimpiade con preparazione tecnica zero. Ho detto, il percorso è quello giusto. Albertville 92, ed ecco l'Olimpiade dove io speravo veramente di fare grandi cose, anche perché la stagione precedente è stata una stagione dove tre medaglie ai campionati del mondo non erano poche. E quindi mi sono presentata a questa Olimpiade con un problema molto grande, con una difficoltà pesante. La tiroidite di Hashimoto è sempre stata con me. Il senso di responsabilità comunque di partecipare e dare una mano, come si usa dire nello sport, alle mie compagne nella staffetta, assolutamente questo io dovevo fare. Italy! Questa è la mia prima medaglia olimpica, vinta in staffetta con le mie compagne, è stata molto importante. Anche se è stata un'Olimpiade molto difficile per me perché ero ammalata, per cui questa medaglia con le mie compagne è stata una medaglia che mi ricorda molto tanta sofferenza, tanta difficoltà, tanta. Ma questa medaglia mi ha dato la forza di credere che sicuramente potevo migliorare nelle prossime Olimpiadi e nelle prossime gare, quindi è una medaglia della speranza. Lillehammer 1994, mi sono detta, adesso che sto bene, cerchiamo di fare le cose per bene, perché 5 sono state le gare del programma olimpico e 5 sono state le medaglie. Sapevo che ero già tra le favorite alla prima gara. Non era facile concentrarmi per tutte le gare, infatti il periodo olimpico è stato per me molto intenso, molto difficile, ma le esperienze precedenti, anche nelle altre Olimpiadi che io ho avuto, mi hanno insegnato tantissime cose. Sin dal primo momento in cui ho aperto il cancelletto di partenza, ho sciato come quel giorno quando ho preso quegli scietti rossi e sono uscita da casa e ho sentito quel freddo intenso, ho sentito quell'energia che dal freddo si trasforma in quel calore caldo del cuore che ti riempie il corpo di energia. Avevo studiato di quel percorso ogni curva in particolare, ogni momento tecnico in cui esaltare le mie qualità di equilibrio in altissima velocità. Ricordo in particolare il mio allenatore nell'ultimo chilometro mi disse, io avevo più di un minuto di vantaggio sulla seconda, mi disse adesso ti puoi godere la vittoria perché un minuto è tanto. Però io dissi dentro di me, no, fin quando non passo la linea, io la vittoria non me la posso, non me la voglio, non me la posso godere. Solo quando poi ho visto Manuela Dicenta, Italia, gold medal, ho detto ce l'ho fatta. Manuela Dicenta Italia. La 30 km a tecnica classica era l'ultima gara in programma.
io volevo esprimere me stessa su quella 30 km in particolare, perché era in tecnica classica, era la tecnica che ha fatto la storia dello sci nordico. Avevamo ricercato la tecnica in maniera proprio esasperata per cercare di disperdere il meno possibile energie, quindi nella ricerca dei gesti tecnici con l'allenatore Morricone avevamo proprio esasperato ogni cosa, addirittura i bastoncini, la manopola del bastoncino l'avevamo modificata, invece che dritta era fatta a cono per permettere al mio palmo di riposare un po' di più mentre stringevo il bastoncino, quindi disperdere meno energie. È lunga, è tanto lunga, sono due giri da 15 chilometri. A un certo punto, prima di partire, ho detto non ce la farò mai, perché ero tanto stanca, tanto, tanto. E poi il mio ski man mi ha detto abbiamo lavorato talmente tanto, non c'è altro per arrivare qua poi e dirci che siamo stanchi, partiamo ed andiamo. Battere le scandinave, battere le russe, riuscire ad arrivare prima di loro e riuscire a sciare più forte di loro, in una tecnica che rappresenta la loro storia, ma che finalmente io sentivo anche la mia storia. Volevo sciare veloce come loro, perché mi piaceva. The winner of the gold medal, Manuela Di Cienta, Italy! Le due d'oro sono superlative, ma anche se argento e bronzo, queste hanno significati belli, forti, pesanti, nel cuore. La staffetta, la 5 km e la 10 km. Tutte gare dove, anche se bronzo, anche se argento, comunque io ero felicissima. E questo è l'unico modo in cui si può gareggiare, comunque felici del risultato che si ottiene, anche se è un argento o se è un bronzo. Proviamo solo a pensare di poter fare senza sbagliare 5 gare e di portare a casa 5 medaglie con quei 2 ori, è veramente qualcosa di incredibile. Queste 5 medaglie sono state veramente qualche cosa, io lo descrivo il risultato di una grande squadra, perché non posso dire che sia solo il risultato mio, perché se io, sì, io gareggiavo, però se non avessi avuto una grande squadra non sarei riuscita a lavorare così. Papà, Gaetano, mio babbo, il mio filosofo del bosco, da uomo di montagna, da uomo di poche parole, ma di grande cuore, mi ha semplicemente detto che ho fatto semplicemente quello che dovevo fare. Dove si metteva una cosa in testa, nessuno doveva. Era forte per quello. L'ultima mia Olimpiade, Nagano, Giappone, 1998. Quella è stata l'Olimpiade in cui, nonostante io abbia vinto un bronzo con le mie compagne, era l'Olimpiade in cui io avevo progettato il mio saluto. Bronze medalists, Italy, Karin Moroder, Gabriella Peruzzi, Manuela Di Cienta e Stefania Belmondo. Tutti dicevano tante cose, ma io ho pensato con mio padre che il momento giusto per smettere era il momento in cui dentro di te avresti sentito che era il giusto momento di smettere. Qui c'è l'ultima mia medaglia, quella nel 98 a Nagano. Questo è il bronzo olimpico di Nagano, vinto in staffetta con le mie compagne. Ultima medaglia, ultima Olimpiade e anche ultima gara della mia carriera sportiva. Quindi il tutto è iniziato per un amore verso la montagna.
Manuela Dicenta, anche la scalata all'Everest è stato un altro traguardo importante. Una cosa straordinaria, perché con una preparazione, non aveva una preparazione specifica per quel tipo di disciplina. Ho cominciato a scalare con Fabio e ci ha portato poi a prepararci per un anniversario, il 50° anniversario della scalata all'Everest nel 2003. La gioia di muovermi negli elementi che mi piacevano, che erano quelli che già io conoscevo, quindi la neve, il freddo, il ghiaccio. In vetta all'Everest ho portato due bandiere, la bandiera italiana, ma sempre, perché io sempre nello zainetto porto la bandiera italiana e quella olimpica. Quella bandiera rappresenta, io rappresento lei, lei rappresenta me, siamo insieme. Era naturale che io la portassi lassù, perché era un pezzo di me. Deve essere stata la prima donna italiana a raggiungere la vetta più alta del mondo. Mi interessava sempre chiaramente la parte della sicurezza e siamo rientrati contento come una Pasqua, perché intanto la cosa più importante era tornare a casa e non salire più in alto possibile. Torino 2006, un'Olimpiade in casa, è una bellezza assoluta, tanto lavoro, tanta responsabilità, ero membro del Comitato Internazionale Olimpico. È stata un'Olimpiade dove la commozione è arrivata veramente tanto, tanto dentro, perché mio fratello Giorgio ha vinto due medaglie olimpiche. Staffetta. Beh, l'emozione di vincere le due medaglie d'Italia è stato di qualcosa di incredibile. Medaglia d'oro e campione olimpico Giorgio Dicenta, Italia. Mia sorella allo stadio in quella serata dove mi premiarono, che gli dettero questa possibilità ed è stato senza parole, io dico. Ci siamo solo ritrovati in quella cerimonia di chiusura. Increduli. Non sapevamo cosa dire, infatti non ci siamo detti niente. Niente, senza parole. Ci siamo solo guardati, ci siamo abbracciati dopo che la medaglia d'oro era stata da me consegnata a mio piccolo Giorgio. E poi ci siamo detti, dopo tanto, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Not possible. Alla premiazione sono rimasto secco. No, la più bella cosa della mia vita, veramente. Veramente, perché nessuno aspettava, anche Manuela, come è comportata lì. Sono stati bravi del CIO a farla fare premiare il fratello. È stata una cosa immaginabile. Buongiorno ragazzi! Ciao Manuela ragazzi, Dicenta. Ciao ragazze, ciao. Ho ricevuto tanto come atleta, che ho lavorato tanto, ma ho ricevuto anche tanto dallo sport. Ed era un dovere fare in modo che la mia esperienza, o io che ho ricevuto tanto, in qualche modo cercassi di restituire qualcosa. Il lavoro in Parlamento è stato tanto, tantissimo. Vado molto orgogliosa di un principio che ho portato avanti, che poi si è concretizzato. Manuela Dicenta è stata colei che durante il suo percorso in Parlamento italiano
ha voluto fortemente che nascessero i licei sportivi in Italia, per cui ecco che nell'indirizzo delle scuole superiori noi abbiamo i licei e sono state inserite delle discipline innovative, perché parliamo di diritto ed economia dello sport. Un liceo scientifico sportivo è un liceo che mette insieme l'amore per lo sport, cioè chi ama lo sport, e con questo amore per lo sport ne può fare, per esempio, una professione. La finalità è quello di permettere ai tanti ragazzi, anche tra virgolette certificati con disabilità, di in qualche modo poter vivere delle esperienze di attività motoria, esplorare con il corpo il maggior numero di discipline sportive, anche quelle cosiddette minori. Camiseria, aiuto! Io penso che un campione olimpico abbia una grande responsabilità. È il modo migliore per far capire ai giovani, soprattutto, non sia tanto quello di fare insegnare, ma quello che naturalmente viene attraverso la dimostrazione di come uno vive. Manuela, soprattutto dopo la Lillehammer, ha lasciato un segno indelebile come atleta, ma come persona vicino allo sport. E non è un caso che adesso sia membro onorario vita del CIO. La sua vita è veramente dedicata a 360 gradi allo sport. Il mio futuro? Beh, io lo vedo molto semplice. Se io riesco nel mio futuro ad essere sempre felice, ad essere orgogliosa di me stessa, a vivere bene con la mia famiglia. Ecco, con queste prerogative, con questo modo di guardare al futuro, mi piace pensare che questi siano i miei impegni, le mie speranze e il mio desiderio di essere così. Fondamentalmente è essere me stessa nell'impegno quotidiano di ogni giorno e avere sempre il sorriso, non solo sul viso, ma soprattutto nel cuore, e anche essere in grado di catturare sempre le emozioni belle. Credo che sia un po' commossa per questo dibattito, emozionante. Beh, non posso dire di no. Anche molte. Anche perché ogni immagine raccoglie anni di lavoro, ma soprattutto anni in cui principalmente io, ma anche tante altre persone hanno creduto in me stessa, hanno creduto in tanti momenti di difficoltà, hanno creduto in me. Certo, io ho avuto tanta fede, ringrazio Don Albertini di essere qui oggi con noi, ringrazio di nuovo la mia famiglia che mi ha educata anche con questo principio della fede che per me è molto profondo. E è un percorso, quando è vincente, soprattutto se c'è tanta roba, questo non vuol dire che in mezzo non ci siano stati tanti problemi. E allora vedere queste immagini, è chiaro che il cuore va anche in momenti dove tante volte ti sei trovato solo, tante volte non c'erano i giornalisti, tante volte hai avuto momenti di grande difficoltà, però dopo
io credo molto nella provvidenza, e oggi in sala le persone che sono presenti qui fanno parte tutti di un pezzettino di provvidenza per me, perché tutte sono state un pezzettino di compagni di viaggio che mi hanno accompagnata, che mi hanno regalato, capacità di andare avanti, che sono state con me e soprattutto magari non erano presenti quando si faceva la festa, ma erano presenti quando avevo bisogno. E credo che questo per un atleta sia dal lato tecnico, dal lato sportivo, dal lato familiare, dal lato dirigenziale. Non posso non ricordare qui proprio in questa sala un grande presidente, il presidente Valentino. Lui è stato per noi, per la nostra federazione, è stato un presidente che ha colto il momento e è anche membro di giunta, esatto, e ha aperto, ha dato alle ragazze, a tutte le discipline, i tecnici, tutto quello che serviva, perché ragazze io vi voglio dare quello che vi serve, diceva, ma soprattutto lui ci ha dato il suo cuore, lui credeva in noi, ecco. Io ho avuto la bellezza di avere anche un grande dirigente come quest'uomo. Ho avuto un tecnico, Benito Morricone. Benito, alzati per favore, perché Benito, quando io avevo questa malattia terribile e non riuscivo a muovermi, lui mi voleva allenare ma io non riuscivo a muovermi perché il mio corpo era tutto bloccato, e ho capito che gli facevo pena, ma lui quel giorno mi disse: andiamo a fare una passeggiata. Gli facevo pena perché non riuscivo ad allenarmi, però lui mi disse: andiamo comunque a fare una passeggiata. Ecco, questi sono momenti che cementano dentro molto l'atleta, ma soprattutto la persona. Quindi queste immagini fanno fuoriuscire questi momenti tanti particolari, dove ti senti che poi alla fine sei una squadra. Per me la squadra non è solo la squadra tecnica, ma alla fine è anche la squadra che c'è a Roma, che ti organizza, che ti fa, che è la divisa, che questo è tutto, il villaggio olimpico, lo scudetto, la squadra è questa, l'orgoglio di appartenere. Per me, che venivo dalle montagne, che non sapevo allora neanche che esisteva il CONI quando ero una ragazzina, che cosa sarà mai questa cosa? No, e poi invece capisci che senza il CONI, senza la federazione, senza la tua società sportiva, non vai da nessuna parte. Allora loro diventano forza integrante dentro di te, ecco. Ed è per questo che quando anche poi ho avuto la possibilità di candidarmi come membro del Comitato Olimpico, e ringrazio Ivo di essere qui oggi, grazie Ivo, grazie, e ho detto: io devo fare questo perché se posso, attraverso la mia esperienza, fare qualche cosa per i giovani, e i giovani che vengono nel futuro, io lo faccio non volentieri, lo devo fare, ma lo sento come un impegno. E non posso dare grazie anche a Franco però Carraro, che come per tante altre persone mi ha accompagnato spesso per mano anche nei momenti di riunioni dove le cose si possono cambiare anche per gli atleti. Grazie a Franco. Grazie. Buongiorno, Simone di Stefano Pellazza. Io vorrei sapere, definito esattamente cos'è per il Michigan, qual è la sua mission e qual è anche l'aspettativa che avete dall'Italia in questo senso. Grazie. Grazie. Lo stavamo dicendo un pochino prima. Noi crediamo che effettivamente tutto quello che sta dicendo Manuela, quello che abbiamo visto, io sono personalmente estremamente commosso, facilmente, ma credo che tanti di noi ci siamo commossi da queste immagini. Questo vuol dire che questa storia in qualche modo ha dato delle emozioni, ed è quello che noi vogliamo regalare ogni giorno, grazie all'Olympic Channel, tutti i giorni regalare queste emozioni, queste storie bellissime di sport. Abbiamo intanto una pietra preziosa che è l'archivio olimpico, che possiamo utilizzare e ricreare tutte, insomma, sono più di 40.000 ore di archivio olimpico che possiamo utilizzare, e dobbiamo portarlo alla luce, perché se no non serve a niente avere un archivio, non serve a niente aver fatto le Olimpiadi se non possiamo riviverle, se non possiamo riproporle, ma soprattutto, come diceva Manuela, sempre avendo in mente i giovani e tutti
tutto questo, tutto fatto per cercare di far capire che lo sport è una scuola di vita, che poi è alla base di quello che il movimento olimpico in qualche modo ha voluto creare e ha creato molto bene. Per quanto riguarda, siamo una piattaforma che ci si può trovare su www.olimpiciano.com, si può scaricare l'applicazione e siamo molto orgogliosi che il 15 luglio di quest'anno abbiamo fatto un accordo con NBC negli Stati Uniti, dove esiste un canale televisivo chiamato Olympic Channel negli Stati Uniti. Dal 1 novembre con Bein abbiamo fatto un canale televisivo chiamato Olympic Channel, che è disponibile nella regione Middle East Nord Africa, e con Eurosport stiamo lavorando per l'Europa, quindi a breve ci sarà la possibilità di vedere tutti questi filmati anche su Eurosport. Buongiorno, Daniele Pagnasotto, agenzia Ital Press. Anticipato una parte della mia domanda, cioè dove è possibile vedere i contenuti, io le chiedo per l'Italia, visto che parlavo di un accordo possibile con Eurosport, i tempi per la messa in onda quali sono, e le chiedo anche a livello di contenuti, al di là di questi bellissimi documentari, credo che fare anche delle dirette, le gare, l'intenzione di allargare il livello di BTV. Grazie. Allora, tanto questa è una piattaforma mondiale, quindi noi siamo disponibili in tutto il mondo, tutti i contenuti che facciamo sono diritti per tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Europa, stiamo lavorando con Eurosport, saranno disponibili programmi sui canali di Eurosport, non solo in Italia ma in tutta Europa, e direi a breve, non posso ancora dire una data, ma estremamente a breve, qualche cosa si può già trovare sul loro sito web, perché stiamo già lavorando per integrarci con Eurosport, quindi qualche cosa si sta mettendo in moto. Per quanto riguarda i canali televisivi c'è ancora un pochino da lavorare. Per quanto riguarda l'Italia, ripeto, questo è un progetto totalmente globale, quindi queste storie noi le vogliamo portare all'estero e così dall'estero portare delle storie in Italia. E per quanto riguarda la programmazione, questi sono dei contenuti molto emotivi, sono probabilmente un formato più tradizionale, che ci serve per poi darlo alle televisioni. E sulla piattaforma si possono trovare invece cose che parlano più ai ragazzi. Ci sono dei ragazzi, che parlavo prima con dei ragazzi, ho chiesto per favore mandatemi le vostre critiche, non ditemi che è bello, datemi le critiche, perché solamente attraverso le critiche si può migliorare. Sono contenuti più corti, sono 5-6 minuti, molto più, come dicono i giovani d'oggi, snackable, e si parla, si cerca di trattare lo sport utilizzando l'archivio olimpico attraverso storie che possono essere nutrition e sport, la storia e lo sport, la moda e lo sport. Ci sono degli atleti che sono dei fan incredibili della moda, i tatuaggi, ci sono tantissimi atleti che si tatuano i 5 cerchi o altre immagini legate allo sport, e vogliamo cercare di capire perché lo fanno, come lo fanno e quali sono i valori che vogliono trasmettere. Quindi a 360 è parlare di sport e di atleti a 360 gradi. Bene. Altre domande? Io approfitterei per fare due saluti a due persone che in modo particolare hanno fatto una staffetta, perché qui è tutta una staffetta, però principalmente due parole vanno al canale olimpico innanzitutto, perché un grazie a Thomas Bach, il nostro presidente, che ha deciso fortemente di fare in modo che ciò che le persone, quindi gli atleti, hanno fatto nella storia sia la ricchezza più grande che il Comitato Internazionale Olimpico avesse, quindi fosse patrimonio dell'umanità, fosse patrimonio di tutti, e quindi questo share attraverso il canale olimpico diventasse proprio un patrimonio, attraverso il canale un patrimonio di tutti. E credo che questo sia un progetto veramente che ispira nel profondo tutta la gioventù, e poi è il compito che cerchiamo di fare. Quindi, grazie per questo, ma credo che sia un grazie, ma anche non nel dovere, per noi, un dovere, no, un dovere verso i giovani. Ecco. E poi un grazie ad Alfio Marchini,
perché ha visto lo sport come una via, una forza, una capacità su Roma per guardare oltre, e mi fermo lì. Ho creduto in questo, però anche questo fa parte, grazie Alfio, fa parte di questo percorso che tutti noi, credendo che lo sport, nello sport, credendo che lo sport sia veramente un modo, una filosofia di vita che ci appartiene, ma che fa bene a tutti. Ecco, questo ho condiviso con te questo momento, per me è stato molto importante, grazie. Grazie Emanuela. E posso? Sì. Abbiamo tempo. C'è una persona che mi ha sempre seguita, che non è uno sportivo di fatto, anzi penso che non sia mai andato in bicicletta, eppure, tantomeno sciato, però una persona che, uso un termine forte ma non sono l'unica, ha amato me, ha amato e ama tutti gli sportivi, e questo è il dottor Letta. E io oggi sono molto felice perché, lo dico in modo semplice, lui ha sempre preso per mano e mai lasciato la mano delle persone che ha preso per mano. Quindi ti ringrazio Gianni e vorrei, se posso, spostarmi, posso, vorrei darti la parola. Fantastico questo Emanuele. Che cosa dire di più? Che ha dimostrato in poco tempo quanto fosse vero quello che ha detto Giovanni all'inizio. Giovanni ha detto che sei sempre stata la prima della classe. E Federico, subito dopo, ha detto che il migliore insegnamento è l'esempio. Tu in pochi minuti, sia con il video bellissimo che abbiamo visto, sia con questo bellissimo discorso che hai fatto, sei dimostrato che loro hanno colto l'insegno e hanno detto due grandi verità. E l'esempio l'hai dato, non solo sì, fantastico, ma l'hai dato con quello che hai detto oggi, con l'umiltà, la semplicità con la quale hai illustrato quelle immagini straordinarie, quasi che il merito non fosse tuo, ma di tanti altri, a cominciare dalla provvidenza e poi dalla tua famiglia e poi dal tecnico e poi dall'assistenza spirituale e poi dalla federazione e poi dal coro e poi dal CIO e poi dagli amici. E invece il merito è soprattutto e soltanto tuo. Abbiamo visto una carrellata di immagini stupefacenti, incredibile. Lilliamme, 5 gare, 5 medaglie, un record assoluto che rimarrà certamente imbattuto. 7 medaglie olimpiche, 7 medaglie mondiali, 2 coppe del mondo, nella Coppa del Mondo 30 volte sul podio. Straordinaria, un record. In una carrellata che toglie il fiato ed emoziona e commuove, ce ne sono due che secondo me sono strepitosi, anche perché riassumono la vita, la vicenda umana, la vicenda sportiva, il carattere, il destino di Emanuele, e sono a seguire. 10 febbraio 2006, cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Torino, le Olimpiadi in casa, come lei le ha definite. Emanuela con altre 7 persone, altre 7 donne fantastiche, personaggi mondiali e portabandiera dell'Italia. E avete sentito l'orgoglio, la fierezza, la commozione che sentiva nel portare la bandiera, il simbolo del proprio paese, di quella terra alla quale è così attaccata e i cui colori ha portato altri nel mondo in una carriera straordinariamente prestigiosa e vittoriosa. E l'altra immagine, quella che spiega le ragioni di tanti successi, è la chiusura il 26 febbraio delle Olimpiadi di Torino, quando
dirigente, membro del CIO, è chiamata a premiare il vincitore del 50 km di fondo, l'ultima gara che chiudeva le Olimpiadi. E sul podio chi trova? Suo fratello Giorgio, campione olimpico, seconda medaglia. Ed è lei che mette al collo di Giorgio la medaglia. Riassumendo in quell'abbraccio che è struggente, che è commovente, il valore primario del successo di Emanuela, la famiglia, la sua terra, la carne, le sue montagne, suo padre Tane, che è qui, che ha impastato, dice lei, l'intervista, tutta la notte il pane per il suo paese e che di giorno sciava insegnando ai ragazzi a sciare. E suo fratello Andrea, destinato alla carriera sportiva, interrotta poi da un tragico motorino e da una caduta senza casco, ma ben rimpiazzato poi da Giorgio, che pare con massima la fatica e che poi invece di tutti ha avuto con più fatica successo maggiore. È proprio quel modo di concepire, di sentire, di vivere i valori proprio di quella terra e proprio di una famiglia che ha avviato Manuela a realizzare quel sogno che ha avuto sin da bambina. Con Andrea dice che organizzavano i prati le Olimpiadi e loro interpretavano gli atleti di tutte le nazioni. Poi si sono cimentati con gli atleti e le atlete di tutte le nazioni e sono riusciti ad andare più forte, ad arrivare prima di noi, come abbiamo sentito in questo bellissimo video. Manuela una volta ha detto: ho dentro di me la forza della mia terra, delle mie montagne. L'hai dimostrato e questo ti ha portato da quella bellissima terra, da quelle bellissime montagne della Carnia, alto nel mondo. Ma ha detto Federico poco fa, illustrando un video e dicendo il valore della iniziativa alla quale vogliamo pieno successo, che lo sport è sport di vita. È tanto vero che tu l'hai dimostrato anche in tutte le altre cose che hai fatto: dirigente sportiva, membro del CONI, del CIO, parlamentare. Due volte parlamentare impegnata nella vita istituzionale e politica, con la stessa grinta, la stessa determinazione, la stessa coerenza, la stessa serietà con cui hai affrontato le vicende sportive e con la stessa, lo stesso criterio, la stessa preparazione, la stessa fatica, lo stesso lavoro, lo stesso impegno, consapevole che non si vince se non ci si prepara, non ci si allena. L'hai dimostrato dando anche lì un esempio straordinario anche nella vita pubblica, nella vita politica, nella vita istituzionale. Ecco perché ti dobbiamo dire tanti grazie. Il primo lo abbiamo capito vedendo quella carrellata inarrestabile, ricca di successi, di medaglie, di trofei, di trionfi, di vittorie. Il secondo per la semplicità con cui hai in tutta la tua carriera, in tutta la tua vita, portato alto non solo i colori italiani, ma quei valori della tua terra. Il terzo per il tuo impegno oggi nella vita istituzionale, sportiva e politica del nostro paese. Grazie Emanuela. In conclusione due o tre piccole considerazioni. Gianni, stiamo migliorando nell'impianto acustico, spero questa cosa, primo. Seconda cosa, io penso che bisogna ringraziare i tuoi genitori per questa formidabile memoria che hai, perché geneticamente è qualcosa di prodigiosa, però io vorrei abbracciare Francesca e Pina Coletta, che sono le assistenti segretarie storiche di Gianni Letta, che gli preparano queste cartelline che lui in un centesimo di secondo memorizza e praticamente poi ci annichilisce a tutti con i suoi interventi. Sempre un giornalista professionista, difende anche te. Aspetta, la terza cosa che volevo dire, sinceramente io ero preoccupato, terrorizzato, perché quando Manuela
cominciato a guardare la platea, devo ringraziare una persona che non è proprio uno sportivo, non è mai andato in bicicletta, non ha mai perso gli sci, ero preoccupato dicesse Franco Pimenti. Questo ci deve dire. L'ultima cosa, Gianni, siccome c'è poco da fare, mi sa che c'è una proposta che ti viene fatta. Assolutamente, il posto all'Olympic Channel come researcher non glielo toglie nessuno. Grazie a tutti.
Roma-Trieste, 1 dicembre 2017. Beh, una giornata storica. Siamo su questo volo meraviglioso che ci riporta, dopo tutte le emozioni di oggi, ci riporta a Ronchi e poi a Paluzza, chiaramente. E Telealto Boot è stata a Roma! E questa è una cosa meravigliosa, perché abbiamo visto Tite Muser a Roma. Qui però, oltre che Daniela, salutami. Ciao Tite, c'è una persona particolare che ci ha seguito oggi nella presentazione di questa Legends Live On che si è tenuta al CONI. C'è la senatrice Laura Fasiolo. Allora, io faccio anche da intervistatrice, perché Tite è impegnato tra un sobbalzo e l'altro dell'aereo a tenere la telecamera, quindi siamo in diretta, live. E allora, tra un sorriso e l'altro, però, vediamo di condividere la giornata sotto il profilo emozionale con la nostra senatrice del Friuli Venezia Giulia, Laura Fasiolo. Io sono emozionatissima di essere a fianco di una mia compagna di volo, una straordinaria compagna di volo che ho conosciuto prima attraverso gli schermi televisivi, perché mi ha fatto emozionare da sempre. E ho sempre seguito tutte le sue attività e le sue velocissime corse. Mi sono molte volte immedesimata nelle sue gambe, nel suo fisico, che mi sarebbe tanto piaciuto avere, che vabbè, è una fortuna per lei. Io ci ho anche messo gli sci, mi piace molto il fondo, soltanto sono sempre stata l'ultima della fila in salita. Andavo invece molto velocemente in discesa, però ero bravissima in discesa. Però veramente sono stata una sua ammiratrice con tutta la mia famiglia. Oggi, quando ti ho sentita parlare del sacrificio che sta dietro, del sacrificio che sta dietro a tutto il lavoro e il successo, se posso parlare? Ecco, è stato veramente, diciamo che continuiamo dopo, no? Laura, stiamo per atterrare, lasciamo che Tite si metta la cintura e tenga bene la telecamera, però non so, possiamo continuare? Sì. Allora, volevo dire, questa è una donna con la D maiuscola, non è una donna con la D minuscola, perché non soltanto perché ha raggiunto successo, che non è poco, ma perché dietro ci sta un'umiltà di fondo, ci sta una grande volontà, ci sta sacrificio e ci stanno tanti valori, il che è importantissimo, valori che si trovano in tutte queste vostre nostre montagne. Noi ringraziamo Laura, io faccio un po' da cicerone generale in questa mini speciale intervista dall'aereo che da Roma ci riporta a Ronchi per poi arrivare a Paluzza. Mandi a Ducci, grazie senatrice, grazie Dani, mandi a Ducci, grazie Tite. Dunque siamo a Ronchi, siamo sbarcati,
siamo molto felici e questa felicità però adesso chiediamo alla nostra senatrice, a Laura Fasiolo, che ha volato con noi e quindi ci è stata vicina anche in questo volo di ritorno in Friuli Venezia Giulia, e la parola a lei a questo punto. Ah, intanto io ti ringrazio, sono molto onorata di essere stata tua compagna di volo, di viaggio, ma anche compagna di volo di questa meravigliosa compagnia, divertentissima peraltro, perché mi sono molto molto divertita. E mi sono anche molto emozionata perché ho avuto modo di partecipare all'incontro stamattina al CONI, che in cui è iniziata una volata di sensibilizzazione dei giovani, delle fasce anche del mondo giovanile, per recuperarli ai valori profondi dello sport. Devo dire che io sì, sono stata preside tutta una vita, sono prestata alla politica, al Parlamento, dove sto completando il mio lavoro, ma devo dire che è molto importante quello che state facendo, lo dico anche come dal punto di vista professionale, perché i nostri ragazzi hanno un enorme bisogno di recuperare i valori che rischiano di andare perduti, perché siamo tutti carichi di queste robe terribili che sono opportunità enormi, ma sono anche, comportano rischi anche devastanti per tutti, per il futuro, per un futuro in cui non ci sarà più, si rischia di non avere più ricordo dei ritmi del passato. Cioè noi questi oggetti sacri che sono l'iPad, il cellulare che i ragazzi guardano ogni 3 secondi, e noi stessi guardiamo e controlliamo ogni 3-5 minuti perché non possiamo starne senza, come se fossero delle nostre prolunghe, rischiano di toglierci il contatto con la realtà e il contatto con i valori fondi e con la bellezza anche e il piacere del sacrificio. Quello che tu sei riuscita a fare nel corso della tua vita e che hai fatto grazie a te, ma anche grazie ai tuoi genitori per quello che ti ha insegnato questo meraviglioso tuo papà, che era seduto anche vicino, veramente. Questi valori così, così profondi, sono questi che fanno il successo della persona. Perché io non lo dico per piaggeria, non lo dico perché non devo avere niente, non devo dare niente. Il nostro compito nella vita, io credo, sia soprattutto di essere autentici. Quello che io dico in modo veramente autentico è che ho conosciuto una persona che ha tantissimo da dare agli altri. Tu devi portare avanti questa mission importante, perché è una mission di trasmissione del senso del successo, che non è un qualcosa che si brucia, è uno che uno deve bere come una sorta di ubriacatura, ma è qualcosa che uno conquista a passo dopo passo, con fatica, e che trasmette agli altri, che è la meta di un percorso di vita, un'elevazione dopo un percorso faticoso di vita. È quello che tu hai fatto, è quello che tu sai dare, è quello che tu ancora darai tanto agli altri. Grazie. Grazie, grazie senatrice, grazie Laura. E con questo abbraccio io però adesso passo la parola, perché ognuno di noi deve salutare. Abbiamo fatto un viaggio insieme di ritorno. Abbiamo finito la batteria? No? E allora direi, professor Bardini, responsabile delle nostre scuole per lo sport nella nostra provincia di Udine. Grazie. La regina delle nevi bisogna dire che è stata determinante per quanto riguarda il mondo della scuola, perché qualche anno fa ha fortemente voluto i licei a indirizzo sportivo, che sono sicuramente un'opportunità importante di crescita non soltanto dal punto di vista educativo, didattico, ma soprattutto sportivo per i nostri giovani. Non dimentichiamo che la nostra regina delle nevi ha voluto anche la scuola media dello sport 10 anni fa a Tavagnacco, un'opportunità per garantire 6 ore di attività motoria ai nostri ragazzi, la possibilità di esplorare tutte le discipline sportive
e non cadere dunque nella specializzazione precoce, ma soprattutto di vivere in maniera interdisciplinare, e qui la senatrice già dirigente lo sa che lo sport rappresenta sicuramente un'opportunità didattica. Non dimentichiamo anche che noi qui in regione non avevamo gli ISEF e l'onorevole è stata importantissima per la nascita di Scienze Motorie a Udine, nata nel 2000, fortemente voluta dal senatore Collino allora, ma anche dal professor Di Prampero. Cosa dire? Quando si muove all'interno del mondo dei giovani, della scuola, la dottoressa Dicenta riesce sempre a far capire come lo sport, l'attività fisica, rappresenta un ingrediente indispensabile per la crescita dei nostri giovani, ma soprattutto rappresenta uno strumento educativo e formativo eccezionale, insostituibile. C'è un proverbio americano che dice: il sudore attacca più della colla. Io posso dire che grazie alla personalità, al sorriso, al carisma della campionessa Manuela Dicenta, lei sicuramente è più contagiosa di qualsiasi virus. Grazie prof, è sempre un grande prof. E allora adesso velocemente, perché Daniela, che è la cugina che ci ha seguito oggi a Roma, un saluto anche a parte di Daniela, perché anche il proprio abito rende il proprio monaco. Ti ringrazio di questo. Mi sono divertita tantissimo, è stato molto bello, è stata una bella giornata, ci fai sempre piangere, no? Io e Paola eravamo commosse, ti ringrazio per la giornata che ci hai fatto passare, grazie, Mandy. Grazie, grazie Dani, e Lore cumò a chiacchiare la Paola. No, perché che o no? Sì. Paola. Perché la batteria di Titte sta per finire. Volevo ringraziare Manuela per averci regalato questa splendida giornata, per averci regalato queste forti emozioni e per averci fatto conoscere queste splendide persone che abbiamo avuto la fortuna di trovare anche in aereo per fare il viaggio di ritorno. Fatto. Ma no, niente, io sono un saluto. Un ringraziamento per la giornata, poi i sentiments che si provano sono in questa occasione personali e quindi un caro saluto e un arrivederci Paluzza a tutti. Ecco. E allora dulcis in fundo, perché Fabio non lo facciamo parlare. Vieni Fabio, vieni vicino, venga che c'è il trolley di Titte che devi tenere da conto, vieni. Ecco, allora prima di chiedere a Fabio la chiosa finale, e Anina Babbo, no? Allora, Babbo, allora, è Hermetic, no? Ci muocale sempre lui, no, ci dici tu Babbo? Come? È stare nelle belle giornate, passerà un bel passato, quindi... Cali in davanti. Anina sempre in davanti, saludini si tutti. E stare nelle belle giornate, buon. Grazie Babbo, e il grazie Babbo avanti, grazie Marie, che a chiase, ma col cura è sempre con noi, è sempre stato con noi in tutte le giornate di voi. E allora facinserà Fabio. Fabio, a te un saluto e da parte mia un grazie per tutto l'aiuto e come sempre per come mi sei vicino. Beh, oggi attraverso Manuela, la voce della montagna, quindi è riuscita a scendere a Roma nei tavoli dello sport e attraverso la sua voce Manuela è riuscita a esprimere quello che lo sport e la montagna possono dare, quindi emozioni e così via. E un rinnovo a tutti di praticare lo sport, specialmente in Friuli. Buona serata a tutti. E adesso da qui speriamo che andando a casa troviamo la neve, così poi andiamo tutti a sciare. Grazie. Titte, grazie di essere stato con noi, di essere stato così meraviglioso, grazie veramente di aver fatto parte di queste squadre, che è una squadra che ci vuole bene, perché ci rendi portati a casa e ci arrivi. Grazie tanto, grazie Titte. Ciao.